Pronto, c'è Carli, sono Claudio. Come posso essere utile? Ma certo, Klaus, vedrai, farai un figurone. L'aperitivo italiano è sempre un'ottima idea. Mettiamo tutti d'accordo. Sì, sono tutto orecchie. Ah, mi passi il tuo amico Adam. Beh, si è fatto l'Erasmus a Roma, praticamente la sua seconda città, immagino. Adam, mi senti? Credo ci sia stata un'interferenza. Puoi ripetere? Klaus, sei di nuovo tu. Cosa ha detto il tuo amico Adam? Il pesto sulle patatine. Sei sicuro? Non l'ha detto. Ah, l'ha detto. Forse intendeva le trofie. Magari viste da lontano sembrano delle patatine. Cioè, da molto lontano. Ottima idea, focaccia croccante. Chi l'ha detto? Bravo, Hans. E quindi la prozia della nonna della mamma era sposata con un italiano. Si sente. E se aggiungessimo del patè d'olive? La prozia sarà felicissima. Cioè, sarebbe stata felicissima. No, 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 no. No, il tonno bianco con la salsa di noci no. No. Ma dai, i piatti non si possono abbinare per colore. E poi il bianco su bianco non mi spezza. No, 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 Klaus, tranquillo. Ci sono qua io. Quando i tuoi amici scopriranno i prodotti Carli, ne rimarranno estasiati. Klaus, ora ti dico esattamente quello che devi fare. I prodotti Carli che ti arriveranno sono tantissimi. Sei pronto per la tua missione? Allontana il pesto dalle patatine. La crema gianduia nascondila ogni volta che un patè d'oliva viene spalmato sulla focaccia e ricorda. Il tonno bianco, finissimo e buonissimo, va bene anche da solo. Klaus, tu puoi salvare la cucina italiana. Sei con me? Grazie, a nome di fratelli Carli e anche a nome mio.